Avete mai pensato a misurare la distanza tra voi e un oggetto con un goniometro? Per dare vita alla mia idea, mi sono costruito questo semplice attrezzino, ovvero ho agganciato il mio goniometro con un chiodino a questo pezzo di legno. Successivamente ho inserito queste due pulegge che consentono al goniometro di fare questo movimento, ma al contempo lo tengono stabile. Poi gli ho messo anche questo puntatore laser, che poi capirete a cosa mi servirà. Per finire ho fatto in modo che tutto questo attrezzino si potesse agganciare in maniera molto semplice ad un cavalletto, come questo qua, allungabile, trasportabile, molto leggero e molto economico. E quindi l'ho costruito, guardate, così, che si aggancia e si sgancia a un semplice attacco per smartphone, in questa maniera qua. Ma ora veniamo al succo del discorso. Tempo fa avevo preso in mano i miei vecchi libri del liceo, io avevo fatto liceo scientifico e mi ricordavo che ho avuto diversi problemi per quello che riguarda la matematica, soprattutto la trigonometria, perché non ne vedevo un'applicazione pratica nella vita vera di tutte quelle formule trigonometriche. Quindi ho pensato di costruire questo strumento per facilitare l'idea di come si possa applicare nella vita reale una parte di tutte quelle funzioni che per me all'epoca erano veramente difficili. Ebbene sì, amici, stiamo parlando di trigonometria applicata e più precisamente della teoria dei seni. Quello che voglio farvi vedere è che grazie a questo strumento e a delle formule matematiche si possono calcolare con buona approssimazione di precisione delle distanze anche importanti senza l'ausilio di metri o rotelle metriche o altri strumenti più tradizionali, più convenzionali. Quindi adesso andiamo a divertirci. Allora, poniamo il caso che io debba misurare la distanza tra il mio strumento e quel muro lì di fronte. Innanzitutto è importante che questo strumento sia perfettamente perpendicolare al pavimento. Non a caso il cavalletto è dotato di una piccola bolla che mi consente di metterlo in posizione perfettamente orizzontale e perpendicolare al suolo. Ora cosa faccio? Accendo il mio laser, eccoli, e lo oriento fino a incrociare l'angolo che divide il pavimento dal muro. Ecco fatto, in questo modo qua. Adesso cosa si fa? Vedo che angolo abbiamo ottenuto. E si può vedere che abbiamo ottenuto un angolo di 70 gradi. E lì c'è il mio pallino laser. Ora seguitemi con attenzione. Abbiamo già dei dati. Allora, so che l'angolo che mi proietta il puntino laser laggiù è di 70 gradi. Ho misurato precedentemente l'altezza del mio cavalletto, che è di 118 cm. E in più so che l'angolo della proiezione del mio cavalletto sul suolo è di 90 gradi. E adesso ci divertiamo con i calcoli trigonometrici. Allora, adesso io disegno un triangolo, in questo modo. Allora, immaginiamo che questa altezza qui, non so se si vede bene, questa altezza qui sia l'altezza del mio cavalletto, che, come ho detto prima, misura 118 cm. E chiameremo questo lato lato B, mentre questo che è l'ipotenusa, il lato più lungo del triangolo, è il lato A, e la lunghezza che voglio calcolare sarà C. Allora, io so che quest'angolo qui è di 90 gradi. Questo qui che ho misurato prima è di 70 gradi, quindi 90 più 70 fa 160. Io so che la somma degli angoli interni di un triangolo è di 180 gradi, per cui
180 meno 160, so che quest'angolo qua è di 20 gradi. Ma cosa ci dice questa teoria dei seni? Adesso non state a impazzire per imparare questa roba qua, a me serve solo a livello pratico. Però la teoria dei seni ci dice che il rapporto di questo lato fratto il seno del suo angolo opposto è uguale al rapporto di questo lato fratto il seno del suo angolo opposto, che è uguale al rapporto di questo lato fratto il seno del suo angolo opposto. E quindi si scriverà con questa formula qua, che A fratto il seno di alfa è uguale a B fratto il seno di beta, che è uguale a C fratto il seno di gamma. Di conseguenza io posso dire che beta fratto il seno di beta, B fratto il seno di beta, scusate, è uguale a C fratto il seno di gamma. B lo conosciamo, i vari angoli alfa, beta, gamma li conosciamo, ci manca soltanto C. Di conseguenza C sarà uguale a B per il seno di gamma fratto il seno di beta. A noi ci interessa soltanto questa roba qua. Tutto il resto è matematica, sono regole matematiche. Per il nostro calcolo ci interessa solo questo. E qui abbiamo la nostra formula. Quindi adesso tutte le varie lettere andranno sostituite con i numeri. Per cui scriveremo che C, questo lato che a noi interessa, è uguale a B, 118, per il seno di gamma, il seno di 70 gradi. Con un calcolatore scientifico si fa in fretta a calcolare. Ed equivale a 0,939 fratto il seno di beta, cioè il seno di 20, che equivale a 0,335. E magicamente il risultato sarà questo qui, ossia 330,752 eccetera eccetera eccetera, che equivale a dire 3,30 m e qualcosina. Però ora bisogna verificare che la misura sia giusta. Ovviamente bisogna tenere conto di un minimo di approssimazione, però insomma. Guardate un po'. Allora, qui abbiamo il nostro goniometro impostato a 70 gradi. Lì c'è il puntatore laser e qui c'è il risultato della misurazione. Come potete vedere sono 330 centimetri, ovvero 3,30 m. Per essere uno strumento costruito con materiali di scarto, due pezzetti di legno, un goniometro da 4 soldi e un puntatore laser veramente economico, sono di quelli che si usano per far giocare i gatti, beh, sono abbastanza soddisfatto, ma voglio farne delle altre. Per cui adesso mi posiziono il mio scotch di carta di nuovo in maniera perpendicolare sotto il cavalletto e ripetiamo l'esperimento. Eccoli. Laser, puntiamo, abbiamo in questo caso direi 61 gradi e ora non mi tocca altro che rifare il calcolo di prima. Per cui tenendo sempre bene in mente questa formula avremo che la lunghezza che ci serve, ovvero C, sarà uguale a 118, che è l'altezza del mio cavalletto, per il seno di 61 gradi, che fa 0,874, fratto il seno dell'angolo opposto, che ci siamo calcolati facendo di nuovo la differenza tra 90 gradi che conoscevamo, 61 gradi che conoscevamo, per arrivare a 180 mancano 29 gradi, quindi fratto il seno di 29 gradi, che è uguale a 0,484.
ed il risultato sarà esattamente 213,0 e altri numeri. Sì, direi che ci siamo anche questa volta. Come potete vedere, anche adesso, meno male, 213 è lì. Adesso probabilmente non sarò stato perfettamente perpendicolare sotto il cavalletto, però insomma c'è una buona approssimazione alla precisione. Allora, sicuramente per me questo è stato un esperimento molto interessante perché mi ha dato modo di portare sul livello pratico una cosa che avevo imparato neanche troppo bene soltanto a livello teorico. Se l'avessi studiato così ai tempi del liceo, forse sarei andato anche meglio a scuola. Ma detto questo, io spero che questo progetto vi sia piaciuto e io l'ho trovato molto interessante. Ovviamente non si può pretendere da uno strumento del genere una precisione millimetrica, ma giudicatelo in base a quello che rappresenta come esperimento in sé. E detto questo, vi saluto e vi ringrazio dandovi appuntamento al prossimo video. Ciao, alla prossima!